L'ex tronista ed ex naufrago riflette sulle dinamiche legate a questo settore, condividendo un lungo messaggio. Nella serata di ieri Andrea Cerioli ha dato vita a un lungo sfogo riguardante il mondo dei social. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2021 ammette che la maggior parte delle volte questo settore riesce a stupirlo. Con questo lungo e inaspettato messaggio, ci ha tenuto a dimostrare di voler essere onesto con se stesso, non riesce a condividere le sue giornate sui social. L'ex tronista di UED non è mai stato un volto super attivo su Instagram, al contrario di molti suoi colleghi. La sua fidanzata Arianna Cirrincione riesce, invece, a condividere qualcosa in più della sua vita. Pertanto, Cerioli sente di avere un limite nel condividere le sue giornate con così tanta gente. Sebbene gli risulti facile stare davanti a una telecamera, trova complicato raccontarsi attraverso un cellulare. Andrea è andato avanti con il suo sfogo fiume, confessando di essere dispiaciuto tantissimo perché non riesce a pubblicare le sue passioni o parlare di qualcosa che magari può interessare anche altri. Non può non tenere in considerazione che più di 1 milione di persone ha scelto di seguirlo sul suo account Instagram. Proprio per questo, è per lui un vero peccato non condividere. A Cerioli piacerebbe condividere tutto, tra i suoi allenamenti in palestra, la passione per le automobili e la fotografia, l'arredamento della nuova casa, le vacanze e molto altro. In lui c'è la voglia di raccontarsi e con questo lungo sfogo ha spiegato cosa pensa di questo mondo. Sono nato e cresciuto lontano dall'ostentazione. Mi sono trovato in questo mondo un po' per caso, lunga da raccontare, ma mi segnerò di farlo, perché la storia è divertente. Più della metà delle persone che fanno questo mestiere il più delle volte le trovo molto lontane dalla mia persona, non tutte, ma tante. Tanta finzione, tanta felicità ostentata, tante ca. Siamo sinceri. We'll be right back.